Valentina, nei giorni scorsi si è fatto il tuo nome come possibile candidato a sindaco, oggi sciogli le riserve. Questa sembra la domanda alle domande, diciamo. C'è stata una petizione, io non mi sono mai autocandidata perché ritengo, diciamo, che non è nelle mie corde, ecco, autocandidarmi. Non avrei, diciamo, l'interesse, ecco. C'è stata una petizione, oltre 600 persone stanno continuando a firmare, eccetera. A me interessa il segnale che viene da questa raccolta di firme, da questo sostegno gratuito e generoso da persone, diciamo, veramente che lo fanno per gratuità. Quindi sono a disposizione della coalizione. L'ho sempre detto, andiamo avanti. C'è in ballo la candidatura di Franco Miceli, che ultimamente ha dato un grosso schiaffo, diciamo, ai partiti che tergiversano, temporeggiano, lo lasciano sulla graticola. Ecco, io credo che il segnale di Franco Miceli sia importante, per dare una scossa. Se Franco Miceli ci ripenserà, saremo al fianco di Franco Miceli. Una presenza del territorio rappresentata anche dai presidenti di circoscrizione che sono oggi qui, diciamo, presenti alla manifestazione, un segnale al mondo politico, no, di questa su questa incertezza che regna anche all'interno del centro-sinistra. Ci sono molti esponenti di partiti politici qua oggi ed è importante che colgano, che ascoltino i segnali, ma i presidenti di circoscrizione sono qua perché rappresentano la politica di prossimità, l'amministrazione di prossimità, quella che sta nei territori, quella che si sbraccia ogni giorno e che si prende anche magari timpulate o offese o insulti gratuiti. Ecco, ci mettono la faccia come hanno sempre fatto. Forse è mancato nell'ultimo periodo questo legame con il territorio. E siamo qua per questo. Il civismo non è in antitesi ai partiti, ma è per ricreare quel legame forte fra il dentro e il fuori il palazzo. Ieri Giusto Catania ha lanciato un segnale alla coalizione che mi sembra anche quello che hai lanciato tu durante questa intervista, ovvero trovare l'unità sul nome di Miceli. Serve unità al centro-sinistra? Assolutamente sì, è un'occasione unica questa per vincere, assolutamente. Dobbiamo prendere il meglio dell'esperienza di Orlando, ma portare, andare avanti e creare una classe dirigente nuova, forte, che porti Palermo verso traguardi sempre più alti, quelli che la città merita. Finiamola con le narrazioni negative di Palermo, città irredimibile. Ci facciamo male da soli. Questa mattina c'è la tua convention, più tardi ci sarà l'Agorà del Movimento 5 Stelle, vuoi lanciare un messaggio agli alleati? Sì, basta polemiche. Ok, basta, basta. È vero, la partecipazione è stata scarsa, il tavolo della coalizione non era un vero tavolo dove si è discusso il nome. Se Franco Miceli ci ripenserà, io spero che gli amici dei 5 Stelle saranno con noi a sostenerlo. Viceversa, bisognerà trovare un modo veramente, finalmente democratico e trasparente per arrivare a un altro nome.